Questo è un sabato particolare, il primo sabato di coronavirus, chiamiamolo così. Abbiamo scelto di documentare con la nostra telecamera due centri storici, quello del capoluogo di regione, Catanzaro, e quello di Lamezia, che il sabato diventa di movida piena di giovani. Rispettato in pieno il decreto ministeriale in una Catanzaro completamente desolata, in un orario in cui le attività commerciali chiudevano e in strada c'era un viavai di gente e imprenditori. Solo alcuni negozi, come disposizione, sono rimasti aperti, non senza problemi. Tutto bene? Tutto bene? Diciamo. Ma ha lavorato? Sì. È uscito adesso? Sì, sì. Che lavoro fa? Macellaio. Macellaio. Quindi la macelleria è stata aperta tutto il giorno? Sì. Ne ha avuto clienti? Poco. Pochi? Pochi. Hanno tutti paura, giustamente. C'è anche chi tenta un po' di svago con una corsetta serale. Noi corriamo. Come correte? Sì. Vi state allenando? Certo. Ma per il resto, solo silenzio. Quasi zero il traffico sulla 280 percorsa per tornare a Lamezia. Anche qui, nel centro della piana, decreto rispettato. Ma c'è anche chi, con dovere, continua a lavorare. Stiamo lavorando, sì. Che state raccogliendo? Questa sera c'è l'umido, raccolta dell'organico. Ah, raccolta dell'organico, sì. Dell'umido. Fate tutta la zona centrale? Tutta, sì, nel gastrocentro, sì, tutta la zona qui sotto, il corso. Ok. Fino a che ora lavorate? Fino alle 3 è il nostro turno, diciamo... 3 di notte? Fino a 3 di notte, sì. Fino alle 3 di notte. Ah, ok. Buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Sono momenti che ricorderemo per molto tempo. E solo se si rispetterà tutto questo, fino a quando ci sarà necessità, potremmo credere e sperare con un sorriso, guardando qualche striscione apparso qua e là sui balconi delle nostre città.